Buonasera, è anche stasera solito appuntamento con Zaccaria Sitchin. Allora, la volta scorsa avevo cominciato a parlare dell'astronomia dei Sumeri e di come appunto loro credevano che esistessero sette pianeti che giravano attorno alla Terra. Per loro pianeta aveva un significato diverso da quello che gli attribuiamo noi. Noi oggi per pianeta intendiamo corpo celeste freddo che gira attorno a una stella. A quel tempo invece significava semplicemente astro vagante, cioè astro che cambia continuamente di posizione fra le varie costellazioni, che non è una stella fissa. Allora, ho fatto notare come i giorni della settimana, che ci derivano dalla tradizione ebraica, che a sua volta deriva dalla tradizione sumerica, mesopotamica sumerica, quindi sumerica e anche babilonese, dimostrano appunto che i mesopotamici credevano che ci fossero sette pianeti e non 12. E se non fosse così, noi non avremmo una settimana, ma avremmo perlomeno un decamana o una dodecamana e avremmo oltre ai 7 giorni con i 7 pianeti anche un Urandì, giorno di Urano, un Nettundì, giorno di Nettuno, e un Plutondì, giorno di Plutone, e poi magari anche un Terradì, dato che in questa lista è inclusa anche la Terra, e Sitchin pensa che crede che i Sumeri sapessero che la Terra è un pianeta come gli altri, però parleremo anche di questo, di come i Sumeri vedevano la Terra. E poi ci dovrebbe essere anche un Nibirudì, cioè includendo il dodicesimo pianeta, però siccome suona anche male, forse si sarebbe dovuto chiamarlo Baccodì, no? Perché i pianeti del Sistema Solare portano tutti i nomi di dei romani. Nibiru, quale nome di dio romano si sarebbe potuto dargli? Io penso Bacco, perché Bacco è il dio del vino, dell'ebbrezza. Allora, siccome questo Nibiru ha una traiettoria che va tutta per conto suo, come il tragitto di un ubriaco, no? Ecco, allora chiamiamolo Bacco, il pianeta Bacco, e il suo giorno sarebbe diventato Baccodì. E a parte gli scherzi, gli archeologi non sono riusciti a trovare niente che contraddicesse questa conoscenza, dei Sumeri di sette pianeti. Cioè, tutto conferma, almeno a conti fatti, che i Sumeri, non avendo i telescopi, conoscevano solo i pianeti visibili. E quindi 5 pianeti del Sistema Solare più il Sole e la Luna. In più, bisogna dire una cosa: se fosse vero quello che dice Sitchin, no? Supponiamo per un momento che sia vero, che sapessero che erano 12, che nel Sistema Solare c'erano 12 pianeti, incluso il Sole e la Luna. Avrebbero avuto in ogni caso uno strano modo di classificare i corpi celesti, perché allora la Luna non è un pianeta, è un satellite. E allora va bene, supponiamo che loro includano anche i satelliti, ma allora avrebbero dovuto includere le 4 lune galileiane, le 4 grandi lune di Giove, di cui 2 sono parecchio più grandi della nostra Luna. Quindi sarebbe stato coerente includere anche loro, e in più anche Titano, la grande luna di Saturno,
che anch'essa è più grande della nostra Luna e tra l'altro è anche più importante, interessante dal punto di vista astronomico. Sappiamo che Titano è uno dei mondi più simili alla Terra, per certi aspetti ancora più simile alla Terra dello stesso Marte, che in genere si dice che è il pianeta più simile, il corpo celeste più simile alla nostra Terra. Quindi avrebbero dovuto includere anche Titano nella lista dei pianeti e le quattro lune gioviane. E avrebbero dovuto escludere Plutone, perché Plutone adesso è stato escluso come nella lista dei pianeti. Una volta si credeva che fosse grande quasi come Marte, e in seguito si è scoperto che era addirittura più piccolo della Luna. Però ha tre grandi lune, e, cioè grandi rispetto a lui. Quindi si può vedere come le classificazioni dei corpi celesti, pianeti, satelliti, planetoidi, pianetini, sono solo convenzioni. Noi dividiamo appunto in categorie i vari corpi celesti, ma tenete conto che sono solo divisioni convenzionali che possono essere cambiate in qualsiasi momento, perché la scienza non va avanti per verità assolute, altrimenti non sarebbe scienza. Va avanti per convenzione, soprattutto quando si tratta di categorizzare. Molto spesso la scienza si trova in imbarazzo di fronte a come categorizzare animali, piante, oggetti naturali, fenomeni naturali, perché dice non appartiene a nessuno, cioè ci si trova di fronte a cose, oggetti, forme di vita, forze che non rientrano nelle categorie già conosciute, e a quel punto si è costretti a crearne di nuove, di categorie. Quindi Sitchin le sparava grosse proprio perché non capiva che il pensiero scientifico procede appunto per convenzioni. Lui ragiona ancora come i filosofi antichi, no? Cioè, per cui le categorie erano qualcosa di assoluto, dovevano essere qualcosa di assoluto e di definitivo. Questo non è fare scienza. E quindi la sua concezione del sistema solare è assolutamente infondata, aleatoria. Ma a parte questo, no? Ci sono tutta una serie di altre cose riguardo le sue teorie sul sistema solare che non hanno assolutamente nessun fondamento, e intendo dimostrarlo, no? Dunque, lui molto opportunamente fa una raffigurazione di come gli antichi in teoria consideravano la Terra, no? E cioè una superficie piatta con una volta celeste sopra. E a lui vuol far credere che i Sumeri invece sapessero che la Terra era sferica. E fa dei ragionamenti abbastanza confusi, ma tra l'altro anche lì privi di sostanza, perché appunto sembrano essere confusi proprio per confondere le idee al lettore. Cioè, a me sembra che la dà a bere, perché quando lui sostiene che anche i Sumeri avessero i meridiani paralleli, poi non cita testi, e poi viene da pensare che considera meridiani e paralleli cose che invece non c'entravano niente, no? C'è forme di classificazione delle posizioni del cielo che non hanno molto a che vedere con quello che facciamo noi oggi. E a parte quello, bisogna dire anche un'altra cosa sul conto dei Sumeri, perché per capire dove fa gli sbagli
bisogna conoscere la cultura sumerica per altre fonti, cioè in base ai testi di storia, di archeologia, storia antica, che hanno portato a dei risultati concreti, ecco, che vanno presi sul serio, e bisogna confrontare i risultati degli archeologi con i risultati di Sitchin, e tante cose non tornano. Ora, bisogna dire qualcosa di importante riguardo le mitologie antiche, la mitologia dei Sumeri. I Sumeri indubitabilmente consideravano la terra un disco piatto, sormontato da una volta celeste. E ora questo disco piatto, sormontato da una volta celeste, galleggiava sopra un oceano senza fine, chiamato Apsu, che significa letteralmente abisso. Anzi, probabilmente abisso deriva da Apsu, perché quei termini si somigliano. E questo abisso di acque non solo si stendeva sotto e attorno al disco, ma anche sopra. Cioè la volta celeste, l'azzurra volta celeste, tratteneva le acque senza fine che si stendevano anche sopra. Al posto dello spazio vuoto, per i Sumeri c'è un oceano senza fine. E noi vediamo che non è un'idea solo dei Sumeri. Quest'idea di un abisso di acque caotiche, oscure, che si stende senza fine, lo si trova in molte mitologie, per esempio anche in quella degli egiziani, sostanzialmente la stessa cosa, solo che lì l'abisso non si chiama Apsu ma Nun. Anche nella mitologia indiana c'è un abisso di acque cosmiche in cui l'universo galleggia. Lo stesso dicasi nella mitologia polinesiana, dove però non si chiama né Apsu né Nun, ma Po, guarda caso. Una radice che probabilmente ha a che fare con le lingue a noi conosciute, perché stanno questa assonanza Po, pensiamo a acqua potabile, Potamus, no? Che significa fiume, acqua dolce, e poi il nome del fiume Po. Questo oceano di acque normalmente viene concepito come acqua dolce, infatti, e i Sumeri lo concepivano come un oceano di acqua dolce. Quindi i Sumeri, sotto questo punto di vista, non si differenziavano dagli altri popoli in quanto a modo di concepire l'universo. E se davvero fossero stati detentori di conoscenze particolari dategli dagli alieni riguardo lo spazio esterno, non avrebbero avuto questo concetto. Cioè è ovvio, è evidente che se anche c'è, cioè, mettendo tra parentesi la possibilità dei contatti alieni, certamente i Sumeri non erano in possesso di, diciamo, il popolo dei Sumeri non era in possesso di conoscenze particolari sulla natura dell'universo. Certo, poi magari la casta sacerdotale aveva dottrine segrete e chi può saperlo? Nessuno può saperlo, perché quelle persone sono morte e non ci hanno al momento lasciato dei testi che ci possano dire la verità. Comunque le cose stanno così, non c'è nessuna dimostrazione che i Sumeri avessero un concetto preciso del sistema solare. Comunque adesso il tempo mi è finito e ci vediamo Baccodì, buonasera.